Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolantuone in questo nuovo video per Pokémon Sole e Let's Play italiano. Siamo quella che dovrebbe essere l'ultima ultra creatura, però io non ne sono totalmente sicuro, perché a parte che Feromosa non la possiamo trovare in questo gioco, ma vabbè, non mi interessa Feromosa, la troverò poi quando mi sarà il suo tempo su Pokémon Luna, ma le ultra creature, se togliamo Feromosa, dovrebbero essere 6 per gioco. O meglio, Feromosa sta in Luna e su Luna non c'è Expansion, ma vabbè. Quindi, in poche parole, dovrebbero esserci almeno 6 ultra creature per gioco. Io mi chiedo ora, è possibile o no? Perché su un video di un certo Pimpnite, proprio poco conosciuto, quello youtuber, non si sa neanche chi sia, proprio, ha fatto un video della lotta Wi-Fi sul team basato sulle ultra creature. Erano 6, più al centro c'era Nilego, che era 7ª. Quindi io mi chiedo, sono 5 o 6 le ultra creature? Boh, non lo so. Però vedremo poi dopo questo video, dopo questa ultra creatura, se ce ne sia un'altra. Ma andiamo avanti. Dunque, siamo andati alla casa sul mare e c'è Bellocchio con Augusto e ci ha detto di incontrarci qua. Il capo ha già cominciato a sorvegliare i dintorni. L'hai depistata dandole una destinazione sbagliata, vero? What? Era necessario, non ce la fa più. Ah, ok. L'unica scelta era mandarla a seguire una pista falsa per permetterle di recuperare le energie. Torniamo al nostro discorso, va bene? Dunque, l'altra errante... è Alberta. Lei però non lo sa. Dunque, dunque, Alberta è l'errante. Ma Alberta, in teoria, dovrebbe essere una capa. Chiamolo capa, proprio termine sbagliatissimo dire capa, però vabbè. Diciamo che è la capa della torre lotta in Pokémon Smeraldo. O meglio, se Pokémon fosse in linea teorica un gioco che segue una certa linea temporale e su Sole e Luna sembrerebbe così, lei dovrebbe stare ancora appunto alla torre lotta di Smeraldo, di Hoenn. Però, boh, ragazzi, probabilmente la teoria del multiverso di Pokémon iniziata in Horas probabilmente ha a che fare con questo. Però, anche perché in Horas, ora che ci penso, la torre lotta non c'è. C'è un resort lotta, mi pare. Non mi ricordo come si chiama, è preciso. Dovrebbe essere il resort lotta e quindi Alberta sarebbe una persona a caso in questo gioco. Il multiverso Pokémon sta prendendo sempre più piede. Non che mi dispiaccia, ma neanche mi fa piacere, insomma. Cancellare un'intera generazione di Pokémon così un po' fa storcere il naso. Comunque sia, circa 10 anni fa io e Augusto l'abbiamo trovata su quest'isola, svenuta sulla spiaggia. Multiverso, ok. Avevamo finito la nostra missione e l'abbiamo aiutata. Augusto, cioè, anche non ho letto niente, ha mosso la bocca. Aveva perso quasi completamente la memoria, ricordava solo 4 cose. Guardalo! Di chiamarsi Alberta, di venire dalla regione di Hoenn, di avere il compito di difendere una certa torre. Porca puttana, fino a mo' l'ho detto, e di essere un'abile allenatrice. Ah, Dio, oddio, non ci sto capendo più niente. Qualcuno mi spieghi il multiverso di Pokémon. Da allora è stata tenuta sotto osservazione dalla polizia internazionale. Hanno rilevato un'incredibile quantità di energia dell'ultravarco che proveniva dal suo corpo. Spiegatemi come avete calcolato un'energia dell'ultravarco. Cioè, tipo i Geiger che voi, tipo entità ectoplasmatiche o cose simili, voi con un dispositivo. Cioè, come fate a calcolare una quantità di energia che non si vede? Cioè, la trovi svenuta, la prima cosa che fai la portiamo dalla polizia internazionale per far calcolare se viene dall'ultravarco, così a caso. Che bello. È possibile che abbia vagato a lungo nel varco. Comunque, dopo qualche tempo è entrata nella polizia internazionale. Aspetta, quindi probabilmente nel multiverso di Pokémon, quello in cui ipoteticamente doveva andare a finire il meteorite in Horas, lei viene da lì. In quell'universo di Pokémon il meteorite ha colpito Hoenn. Lei ha perso la memoria e si è ritrovata qui nell'isola di Kalos.
di Alola, Kalos, non so come mi è venuto in mente. Interessante. Potrebbe essere questa. Come per esempio Bellocchio si è ritrovato appunto in Horas, nel resort Lotta. Potrebbe essere che lui venga da quel multiverso, quel Bellocchio, e lei lo stesso, però non si sono incontrati in quel multiverso. Boh, non lo so. Io non ci... Non, meglio che non mi faccio troppi problemi, perché sennò non finisco più di farmi domande. Ed è stata promossa prima di te che sia in servizio da più tempo. Comunque, la polizia internazionale non sono proprio delle cime. La loro strategia prevede di usare di nuovo gli erranti, nonostante abbiano già fallito una volta. Hai ragione, in parte, ma in fin dei conti lei ha scelto liberamente di partecipare alla missione. Beh, non è che una volta avessero le Uchibol, credo. Chissà, forse inconsciamente soffre per il destino delle Uchi, creature nella sua stessa situazione. Invece il suo destino come errante è di essere presa di mira dalle Uchi. Di fronte a un errante, le Uchi entrano in uno stato di recitazione e si scatenano. Per quanto possa essere abile, anche lei ha i suoi limiti. Ah, quindi è per questo che le Uchi, quando mi vedono, aumentano la propria difesa, attacco e così via. Tipo i guardiani dei cristalli Z. Per questo non volevo che si occupasse delle Uchi da sola. Ok, Bellocchio. Quindi ho chiesto aiuto a te per la presa in custodia delle Uchi e anche perché le attiro. Ora però la situazione è seria. Se Alberto incontrasse una Uchi nelle condizioni in cui si trova adesso, farebbe una brutta fine. Già, ho preso un po' di tempo dandole delle informazioni false, ma non durerà a lungo. Intanto, ragazzino, perché non facciamo una lotta veloce? Perché? Perché no? Fammi sapere quando sei pronto, ti aspetto qui. Così a caso, una lotta veloce. E va bene, però che sia veloce. Tu sei tipo buio, quindi facciamo proprio davvero veloce. Allora iniziamo, bene. Mi chiedo perché... Kauna? Aspetta. Non era capitano? O era Kauna già, Augusto? Boh, non mi ricordo più. È un po' che non gioco. Problemi vari. Ai ai ai, Tossina è forte. Molto forte, perché ti iperavvena. All'inizio togli solo 10 punti, poi 20, 30, 40. Insomma, col passare dei turni aumenta. E un'altra volta per forbecco a Sableye. Dunque, dopo Sableye cambio, perché comunque sia prende 20 punti di danno dall'avvenamento e arriva a 139, se i miei calcoli sono esatti. Sì. Persian, Formalola, è bello, ma non troppo. Mandiamo Capitan Falcon, che con un paio di cresci pugno lo butto giù e poi dopo vado di breccia e rompo il culo a tutti, praticamente. Mamma mia, quanto è bello. Guarda, io credo che Crabrawler, Crabominable, l'evoluzione appunto, Crabominable, sia uno dei Pokémon più fighi del gioco. Bruciapelo di Persian era forte quando era nelle vecchie gen, che non c'è, che non era tipo buio Persian. Appunto, con bruciapelo e tecnico, cioè aprivi i culi letteralmente. Facevi un bruciapelo, distruggevi tutto. Mamma mia. Dovrebbe andare KO, infatti. Oh, perfetto. Allora, ho l'attacco boostato di 2. Non dovrei avere problemi con breccia ora. Terza a 52, ok. Pinza a 57, mi va bene. Hunchcrow. No, continuo a lottare. Allora, Hunchcrow mi fa proprio letteralmente uscire fuori di testa per quanto è bello quel Pokémon. L'ho usato tantissimo nelle lotte online, fino a quando giocavo online. E io ancora non mi ricordo dove tengo le cose. Vado di... Non so se andare di ricarica totale. Iperpozione, vado, sì. Era davvero fantastico, molto forte. Non particolarmente, ma con Tacky Stab faceva i suoi grandi danni. Dato che è tipo buio, mi fa... E c'è solo attacchi buio, penso. Non mi può fare nulla di che. Io andrei con Cresci Pugno ancora, per boostarmi un altro pochino l'attacco. Oppure no. Nova KO, la difesa droppata. No, non sto giocando affatto bene. Sto giocando peggio del solito. Taiga, pensaci tu, va a finire sta lotta. Già mi ha rotto le palle. Sinceramente non avevo voglia di lottare contro Augusto. Volevo andare direttamente a cercare le ultra creature.
Ecco fatto, dai. Ah. Andiamo un po' a cercarsi ultra creature ora, dai. Beh, può bastare. E direi, contiamo su di te. Dovevi ti stare la mia forza? Cosa dovevi fare? Comunque siamo agli ultra creature, lancio direttamente le Pokéball. È inutile stare a perdere tempo. Allora, Andrea, sei pronto a iniziare la missione? L'obiettivo è uccidere Voracitas. Augusto l'ha tirato nel fondo della caverna, Climax. Ecco a te, come al solito. Bene. Io allora andrei. Sì, sono stato in custodia. Non mi interessa queste cose. Poi forse andrò a vedere per conto mio quando sarà il momento da Ciceria. Allora, la caverna Climax, non mi ricordo dov'è. Vabbè, vedrò sulla mappa dov'è. Oh va, Sinedexio. Andrea, come va? Un allenatore in gamba come te saprà di certo sfruttare al meglio le capacità di Zygarde. Mentre tu ti occupavi di Zygarde, ne abbiamo raccolto informazioni su Cerchio Z e la mega evoluzione è ancora un fenomeno così misterioso. È straordinario che anche in queste regioni così lontane da Kalos i Pokémon possano mega evolversi. Ma noi siamo allenatori e non possiamo limitarci alla teoria, vediamo subito come te la cavi con la mega evoluzione. Ma se non ho... Senti, quando potrò andare a cercare questa ultra creatura, me lo spiegate? Mi chiedo però perché in questa isola ci sia la grotta Climax. In teoria dovrebbe stare a Kalos, comunque sia, ma vabbè. Hanno uno Slowking? Davvero strano. Vabbè, non penso di avere problemi con Pinza comunque sia ad affrontare uno Slowking, anche perché sono buono in attacco speciale e Fulmine dovrebbe farlo non secco. No, non ce la fa. Lancia fiamme, ma dai! Ma come fai ad avere la mossa giusta al momento giusto? Wow. Questo gioco mi stupisce ogni giorno di più. Sinceramente queste lotte così a random mi danno un po' fastidio. Perché cioè, allora, devo andare da punto A a punto B. Se tra punto A e punto B tu mi metti punto A e 1, punto A 2, a me dà un po' fastidio la cosa. Ok? Forse prima non era così, ma adesso è così perché il tempo che ho per giocare è relativo. E se mi metti che devo fare punto A1, punto A2, punto A3, 4, 5, insomma alla fine per arrivare al punto B se ne passano 2 ore di gioco che io non ho. Quindi dovrò per forza fermarmi e continuare un'altra volta. E sinceramente questa cosa mi dà molto fastidio. E anche questa è fatta. Oh, bene. Mi sembra però che Bellocchio abbia detto che l'obiettivo da catturare questa volta è solo uno. Un allenatore con una pietra chiave e un Pokémon con la mega pietra giusta è tutto quello che ci vuole per liberare l'incredibile potere della mega evoluzione durante le lotte. Se sei in grado di usare il potere del cerchio Z, saprai senz'altro come serviti della pietra chiave per sprigionare il potere delle mega pietre. Grazie alla pietra chiave puoi fare mega evolvere un Pokémon che ha con sé una mega pietra. Prendi, questa è per te, è la mega pietra per far mega evolvere alla Kazam. Mi sa che la pietra chiave, ok, sì. E... no, niente, allora niente. No, l'ho ottenuto adesso la pietra chiave, quindi nulla. Il cerchio Z permette all'allenatore di trasmettere le proprie energie mentali ai suoi Pokémon, permettendo loro di sprigionare un potere dirompente. Tu che sai controllare un simile potere non avrai difficoltà a padroneggiare la mega evoluzione. Ora dobbiamo andare, buon voyage. Ciao. Ah, e non mi hanno curato i Pokémon.
E che cacchio, ma... Io non lo so. Vabbè. Mi tocca finire qui questo episodio. Nel prossimo andrò a catturare l'ultimo Pokémon. L'ultima UC. E vediamo quindi la conclusione delle avventure. O almeno credo di Belocchio nella terra di Alola. O almeno così penso. Comunque sia, Cuggio, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Spero vi sia piaciuto. Nella descrizione, come in ogni video, trovate il link alla pagina di Facebook, il link alla pagina di Twitter. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!